domani si corre la Mito Marathon insieme a altri tre scappati di casa. Questa è la squadra. Benvenuti a Grado, benvenuti alla Mito Marathon. Sì! I primi 11 sono andati. Per essere completamente stronzi. Forza! Via! Per niente noioso questo pezzo. Vado a prendere il cambio di mano per l'ultima frazione. Sono esploso. È esploso male? Se porta il cambio dopo che prima arrivo. L'andatura è buona. L'ultimo ristoro sempre. Firebeam! Buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sabato 5 ottobre, Grado, domani si corre la Mito Marathon, che io personalmente correrò in staffetta diviso 4 insieme a altri 4 scappati di casa, anzi altri 3 scappati di casa che vi presenterò direi domani. Comunque già fiatone perché ho avuto la brillante idea di ritirare 19 pacchi gara in delega per i miei compagni di palestra che fanno anche loro la team marathon a squadre. The next day. Domenica 6 ottobre. Mito Marathon, questa è la squadra, non sta registrando, c'è la prova questa. Forse di là. Di là, di là. Sì, di là, di là. Questa è la squadra. Matteo Redivivo ormai già visto. Visto, cioè Matteo torna e sparisci sul canale. Tipo sembra che rinasci ogni volta. La prova. Puoi tirare fuori. Il pacco gara. Il pacco gara. Allora rifacciamo. Domenica 6 ottobre, Mito Marathon, questa è la squadra. Ivano parte con 17 km. Cambio Matteo 4,5, Romedio 14 e chiudo io con 6. Poi c'è tutto un po' il contrario. Ivano comincia. No, Romedio comincia. Romedio è cambio. Dai, va ragazzi. Così gararà 6 minuti su clip. Romedio comincia. Cambio Matteo. Ma noi abbiamo la terza fila. Ci scambiamo, io faccio gli ultimi 6 km. Quindi maratona in 4. Lì c'è la partenza. Si va. Pronti? Si vola. Si plana. Benvenuti a Grado, benvenuti alla Mito Marathon. Attenti, fatemi sentire. Sì, benvenuti a Grado, benvenuti alla Mito Marathon. Eccoci qua, i primi 11 sono andati, partiti con gli amici Pacer delle 3 ore e mezza e stiamo andando a caccia di quelli di 3 ore e un quarto. La strada è lunga, ma li prenderemo. Per essere completamente stronzi, lui sta arrivando al bifid, così mi APM fa solo 4 km e mezzo del suo tocco e dopo parto. Per scaldarsi. Per scaldarmi, ben. Ed è mosso il panorama. Vedi. Ah, qua? Cambio. Bravi, vieni qua, qua, qua. Ah, ok. Staffetta? Sì. Forza! Vai. Via!
Tanto. Ecco, 17 km con le scarpe piombe. Non so mai come inizio. Comunque per niente noioso questo pezzo, praticamente 8 km di rettilineo, neanche mezza curva, bello. Quasi quasi vado via dritto. Meanwhile. Ok, in dirittura d'arrivo verso il Punta Spin, un bel 5 km di warm up in bici, giusto per non farsi mancare niente, facciamo un combi anche oggi. Dai, vado a prendere il cambio di mano per l'ultima frazione e dopo ci vediamo all'arrivo. Allora mettiamo ordine perché è sempre difficile filmare quando ci sono i ragazzi, ovviamente. Comunque è partito Romedio con 14 km, ha cambiato con Matteo che ne ha corsi 4,5 e ha cambiato con Ivano che ha cambiato con Ivano che adesso ne sta correndo 17. Poi passa il testimone a me per arrivare a grado con gli ultimi 6. Adesso arrivo al cambio, mi scaldo, aspetto Ivano e si va. Arrivo di qualcosa. Aspetto Ivano. Sono esploso. Adesso riparto. Vado incontro a Ivano perché ci ha mandato un video dove dice che è esploso. Esploso male? Anche lei qua ci vuole una fine difficoltà. Facciamo uno scambio, ditemi dal numero e mi do questa. Nella borsetta al cambio è tutto. Te puoi anche bere dalla borraccia se hai elettroliti. Ecco a lei. A lei? Dove sei? Ancora un po'. Mi anticipa. Sì, quando ho letto. È caldo, ti dice? Sì. Partenza in anticipo per l'ultimo staffettista. Mamma mia, che brutto esplode. Sì. Che passo di meno. Cosa sta? 700, no? Un chilometro? Veloce. No, non l'ho visto. Fango, acqua. Sì. Beh. 500 metri nell'acqua non mi ha aiutato. No, sicuro. Boh. Ti porta il cambio dopo se l'abbiamo all'arrivo. Sì.
salutiamo con degli applausi questi corridori che già 3 ore e 15 minuti stanno diventando della Mitomardo 2024. Quarto, 4:55. Brava Fede. Pensavo fosse avanti. Sono andato a prendere in mano che era esploso. Ultimo chilometro per il nostro staffettista, per il quarto staffettista di questa nostra Mito Marathon. L'andatura è buona, manca poco ormai. Un chilometro. Sì. Posso salire? Sì, sì, certo, ma in pie. Chissà se ti stavo inquadrando. Come sei sto recovery? Vai che ci siamo. Ultimo ristoro sempre. Grazie. Madonna, guarda che grosso che è già. Spalle larghe, passo deciso, prende tutta la scia, incredibile. E non può passare qui, non può passare. Cosa fa all'esterno? All'esterno? Contenuti a manetta. Guarda, 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 gu
continuo a riprendere, dai. Allora. Ciao ragazzi, stai autofilmando, è tutto vero, eh? Sono andato a prendere Ivano 2 chilometri. Come siete andati? Sono andato a prendere il terzo che era esploso 2 chilometri. Madonna, poi fa caldo anche, sì, no? Caldone. Niente, avevo filmato tutta una bella chiusura del video dopo la Mito Marathon, ma non so perché non ho registrato l'audio e quindi ho dovuto ripiegare su una, secondo me, veramente brutta chiusura dei video in macchina, come faccio quando non ho alternative. Quindi vi faccio il bilancio dopo aver visto il video che avrete appena visto se state guardando questa chiusura. E rifaccio un po' questo veloce bilancio. Sono contento, non tanto della prestazione, ma del aver fatto una cosa in gruppo, che a me piace sempre lo sport. Secondo me di squadra è lo sport più completo, più, come dire, più soddisfacente. Arrivo da uno sport di squadra e quindi vedo la bici come effettivamente uno sport di squadra, come lo è appunto effettivamente. E anche la corsa mi piace in quest'ottica di staffette o comunque partecipare agli eventi e alle gare almeno in due. E della prestazione mia non dico niente, alla fine dovevo correre 6 km, ne ho corsi una decina, ma va bene così, sarei potuto andare più veloce, ma sono dovuto restare un po' conservativo, considerato che avevo già corso più di quello che dovevo correre quando stavo arrivando all'arrivo. Grandissimo Ivano, che non solo si è preso in carico la frazione da 17 km che io non avrei mai voluto correre, avrei potuto correre quella da 14 volentieri, ma non mi piaceva l'idea di aprire, cioè di partire in partenza, e la divisione delle frazioni era un po' strana effettivamente, però ci sta. Bello partecipare a un evento vicino casa. Non ho detto di Ivano, grandissimo, menzione d'onore, perché esplodere è sempre complicato da gestire, e lui è stato veramente un grande. Non avrei mai pensato di ritrovarmelo in bici che mi recupera negli ultimi 6 e più chilometri. Comunque, bello partecipare a un evento vicino casa. Forse a livello di organizzazione si poteva fare un po' meglio. Non ho partecipato a tante gare ed eventi, ma qualche garetta l'ho fatta, quindi secondo me qualcosa si poteva fare un po' meglio. Mi ha fatto tanto piacere vedere anche i ragazzi della palestra, magari meno avvezzi alla corsa, che si sono cimentati con frazioni più o meno lunghe, e non è mai scontato. Veramente contento, diciamo bilancio positivo. So che i video di corsa sul canale non sono mai il top, però mi piace sempre portare questi momenti di sport, perché alla fine questo è, e tutto concorre alla mia idea di stile di vita più possibile attivo, a maggior ragione per uno come me che di lavoro sta davanti al computer, davanti al telefono, in macchina, o comunque fa cose sedentarie. Non faccio un lavoro con carichi fisici, ma faccio un lavoro mentale. Direi che si può pensare di introdurre qualche eventino, qualche garetta di corsa, forse già da qui a fine anno, e magari pensando al calendario del prossimo anno, che è quello su cui lavorerò prossimamente, perché quest'anno è andato un po' così, direi, visto che siamo nell'ultimo trimestre si può fare questo veloce bilancio. Ma il prossimo anno vorrei togliermi qualche, non soddisfazione, ma
esaudire qualche desiderio sportivo. Chi mi segue assiduamente già sa quali sono i punti centrali della stagione. Vediamo se riusciamo quest'anno a esaudire questi desideri. Fatemi sapere se avete corso la Mito Marathon, se avete corso qualche altra garetta o correrete qualche altra garetta da qui a fine anno, non solo in Friuli Venezia Giulia, che sono curioso, sempre è interessante sapere quali sono gli eventi locali. Se avete qualche consiglio appunto di eventi a cui andare, garette a cui partecipare, lasciate un commento qua sotto. Se vi è piaciuto il video, un like. Ci sentiamo e ci vediamo in prossimi appuntamenti. Ciao!